GF VIP 2, Cristiano Malgioglio attore su Netflix? Vinzuiden. L'ex concorrente del Grande Fratello VIP 2, Cristiano Malgioglio, potrebbe fare l'attore per Narcos. Cristiano Malgioglio, video virgola è stato un concorrente della seconda edizione del cancelletto Grande Fratello VIP 2. Il paroliere è stato uno dei protagonisti assoluti del reality show di Canale 5. Malgioglio durante la sua avventura è stato sempre criticato da alcuni suoi colleghi per il fatto che avesse alcuni vantaggi sugli altri. Infatti il paroliere era l'unico concorrente che aveva la disponibilità per dormire da solo senza gli altri coinquilini. Inoltre sembrerebbe che il suo cachet sia stato quello più alto di tutti quanti. Cristiano in totale avrebbe preso all'incirca quasi 250.000 euro per tutte le puntate che sono state mandate in onda su Canale 5. Ma dopo questa avventura targata Mediaset, per lui potrebbe presto arrivare una graditissima sorpresa per quanto riguarda il cinema. Cristiano Malgioglio fa l'attore su Netflix? Come fa sapere la rivista del noto direttore Alfonso Signorini, il regista della serie televisiva Narcos avrebbe contattato Cristiano Malgioglio per fargli fare un provino, video. Il regista di Narcos avrebbe visto il paroliere esibirsi all'interno della casa del cancelletto Grande Fratello VIP 2 e sarebbe rimasto completamente ipnotizzato durante la sua canzone, Mi sono innamorato di tuo marito. Malgioglio dopo Natale dovrà partire proprio per Los Angeles e molto presto ci farà sapere l'esito del suo provino. Riuscirà ad essere ingaggiato? I fan commentano l'approdo al cinema di Cristiano. Molti fan del paroliere più famoso d'Italia sono rimasti senza fiato dopo aver letto questa notizia sul settimanale Spy. Alcuni di questi si sono immediatamente complimentati con lui ed hanno proferito alcune parole carine nei suoi confronti, altri invece non hanno apprezzato la scelta del regista di Narcos. Ma la domanda che molti fanno in questo momento si stanno facendo è la seguente: quale parte farà cancelletto Cristiano Malgioglio all'interno della serie Narcos? Al momento non ci sono notizie ufficiali e proprio per questo motivo bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti. Se anche voi volete commentare questa notizia riguardante l'ex concorrente del reality show del Grande Fratello VIP 2, potete naturalmente farlo utilizzando la sezione dei commenti che potete trovare in questa pagina internet. Per tutte le altre informazioni riguardante il mondo del gossip e quello dei reality show, cliccate semplicemente il pulsante Segui accanto al nome dell'autore, per rimanere sempre aggiornati.